Buonasera, buonasera a tutti amici del Giornale di Roma, eccoci qui collegati come al solito. Una buona serata, ovviamente la diamo al nostro vice direttore Marco Gialloredi. Come stai, Marco? Bene, grazie Francesco, buonasera a tutti e buonasera ai nostri ospiti. Poi questa sera ospite d'onore Antonio Calicchia. Buonasera, Antonio. Buonasera, grazie per l'onore, ma è Beh. perché è la prima volta, ma insomma, spero Perché? che ce ne saranno delle altre. Assolutamente sì. Franco Peccenini, come stai? Tutto bene? Bene, ragazzi, buonasera a tutti voi. E poi anche lì, per la prima volta, devo dire, è arrivato, ce l'abbiamo fatta, anche Augusto Gentilini. Ciao Augusto. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Ecco, ho tremato per un attimo, perché ho visto partire Augusto che parlava, ma non si sentiva la voce. Dico, eccolo lì, se adesso ci lascia anche Augusto, Mi sentite? Ti Sì, sentiamo mi sento. forte, forte e chiaro, Ok, forte e chiaro. Allora, un rapido giro per quanto riguarda ovviamente quello che sta succedendo con la Roma. Si tornerà sicuramente a questo punto a giocare subito, visto che con Antonio non abbiamo mai discusso dell'argomento. Ti chiediamo il tuo proprio giudizio su questa situazione. Il calcio deve riprendere, non deve riprendere? Noi abbiamo sempre detto di no, ma paradossalmente invece qui sembra che ormai sia definito il fatto che si torna a giocare. beh, sicuramente è materia complessa, come è ovvio, perché una partita di calcio, specialmente i campioni che stasera sono collegati con noi, lo sanno che presuppone uno sforzo fisico e giocare con il virus è un problema. Però mi sembra che si è orientati oramai a riprendere. L'unica cosa che va fatta sicuramente, come tutti diciamo, come tutti dicono, preservando la salute dei giocatori, perché quello è fondamentale, perché oltre ad essere dei campioni sono anche delle persone e quindi come tale hanno diritto ad avere la tutela anche sul posto di lavoro. Quindi è complicata, ma forse i tempi, secondo me, sono un po' troppo brevi quelli di maggio, però forse si potrà arrivare anche a riprendere e chiudere perlomeno questo campionato. Franco, ha visto che ci hanno ascoltato, hanno fatto quel video molto simpatico che poi ci siamo anche scambiati su come effettivamente si potrà riprendere eventualmente a giocare. Sì, ma infatti io credo soltanto in quella maniera rappresentata molto bene su quel video, perché dicono si tornerà a giocare, ma quando? Ma io non credo a maggio. A maggio non ci fanno uscire ancora noi da casa. Mi spiegate voi come possono gli atleti andare in campo in tutta tranquillità senza correre nessun rischio? Boh, a me mi sembra che qui si stia facendo pressione fuori luogo, perché fin tanto che questo virus sta circolando, perché ancora sta circolando, basta vedere anche le cifre di oggi. Insomma, giocare a calcio mi sembra che sia l'ultimo dei pensieri di tutti quanti. Dovrebbe essere l'ultimo dei pensieri, nonostante che ci sono difficoltà anche nelle società di calcio, dico difficoltà economiche, ma prima di tutto, prima di preoccuparsi dello spettacolo, prima di preoccuparsi dei soldi, bisogna preoccuparsi della salute di chi va in campo. Che poi giustamente tu hai sempre detto nelle trasmissioni precedenti, come dicono quelli bravi, chi dovrà affrontare la Samp, tanto per fare un esempio, visto che lì c'è il clou, no, dei giocatori. Io stavo rivedendo il calendario, la prima partita la Roma gioca con la Samp. Siamo anche Ecco, lì fortunati auguri. da questo punto di vista. Auguri. Ecco. Ragazzi, poi, come abbiamo potuto constatare anche l'altro giorno, mi sembra che un giocatore della Sampdoria, io non so chi sia, che ha avuto il virus, era guarito e gli è tornato di nuovo. Quindi bisogna andarci con i piedi di piombo, perché poi tra le altre cose va bene, pa è passato. Diamo per scontato che lo hanno superato tutti brillantemente, ma le condizioni fisiche quali saranno? Appunto, appunto. Allora, intanto abbiamo visto anche Romeo Capelli, vediamo se ci sente, lo salutiamo intanto. Ciao Romeo.
Io vi sento, voi? Anche noi. Oh, bravo, bene, bene. Bravo, sentiamo, vi sentiamo. Allora, facciamo, continuiamo il giro con Augusto Gentilini, poi sentiamo anche Romeo. Augusto, dici la tua. Tra l'altro, tu in questo momento qui, anzi in questo momento, è già più di un anno che lavori in Cina, no? Perché esatto. Quindi raccontaci un pochino intanto cosa ne pensi della ripresa del campionato e poi anche della tua esperienza personale in Cina. Ma direi che in linea di massima mi associo con quello che avete già detto voi, soprattutto Franco, che io sono sinceramente molto scettico sulla ripresa del campionato a breve, come è stato detto, perché effettivamente qui si sta pensando solo ed esclusivamente a un discorso economico e si va tralasciando la salute non solo dei calciatori, dello staff e di tutti coloro che gravitano intorno alla squadra di calcio. E soprattutto non so se tutte le società, tutte le squadre siano in grado di gestire e di allestire uno staff sanitario in grado di monitorare quotidianamente tutti i calciatori su quello che è il discorso del coronavirus. Certo. In Cina, nonostante, tornando al discorso alla domanda che mi facevi, nonostante sia quasi debellato il discorso del virus, hanno permesso di riprendere gli allenamenti, ma con le dovute precauzioni, loro sono già molto avanti. Molte squadre erano all'estero, a differenza delle squadre italiane, erano all'estero a fare la preparazione. Molte di queste inizialmente erano in Spagna, poi quando si è scoperto che anche Spagna era uscito il virus, si sono spostate a Dubai. Quindi sono rientrate da circa una ventina di giorni in Cina, facendo la quarantena, e mano a mano stanno riprendendo l'inizio degli allenamenti, ma non hanno ancora definito l'inizio del campionato vero e proprio. Certo. Allora, sentiamo anche Romeo sull'argomento, quindi ripresa del campionato, e cosa ne pensi, se effettivamente si potrà riprendere oppure no. Allora, premesso che io sono entrato tardi e mi scuso, ho avuto problemi tecnici e mi sono sentito come il grande presidente dell'UTR Fabrizio Grassetti, il quale è oramai un maestro per i collegamenti però ha risolto il problema. Ripresa campionato, io sinceramente sono molto scettico perché il cuore mi dice che riprenderei anche domani mattina, e la testa mi dice qualche altra cosa. Tante sono le persone che purtroppo sono mancate, e non è finita qui, non ci illudiamo. E quindi parlare di una ripresa del campionato mi vede molto scettico. Ripeto, io col cuore domani mattina sarei già allo stadio, non ci penserei neanche un minuto, però mi immagino quello che potrebbe essere un discorso di come fai ad andare allo stadio, tutte partite a porte chiuse, e questo è il problema. E come la vediamo, solo in televisione? E poi come garantiamo la sicurezza agli atleti? Ma non solo agli atleti, immaginiamo intorno a una squadra, quando si presenta una squadra, almeno ci sono 80 addetti, non è una persona sola. E come fai a tenere queste persone con tutte le distanze e quello che vuoi? E anche i contrasti, il gioco stesso, porta comunque a stare vicini, a avere contatti anche tra atleta e atleta. E questo sinceramente mi mette angoscia, perché non vorrei che succedesse qualcosa a queste persone, perché sono esseri umani come tutti e quindi soggetti a qualsiasi problema che può nascere da questo maledetto virus. Quindi io sinceramente non vedo una ripresa del campionato tanto vicina. Ho timore per loro, ho timore per tutti, ho timore per chiunque gravidi in quel mondo. Guarda, c'è la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa che ha dichiarato: cioè, vedo molto difficile la riapertura per il calcio e non vedo comunque questo dibattito come prioritario. Penso si possa rinunciare
tranquillamente per un altro mese al gioco del pallone. Sicuramente è quello che ci diciamo un pochino tutti noi. Marco, la tua idea a riguardo? Beh, abbiamo già discusso queste sere. Mi sembra che ci sia sempre un discorso di coerenza, no? Anche con Franco abbiamo sempre detto che bisogna usare tantissima prudenza, no? Lui giustamente dal suo punto di vista di grande difensore diceva: io come faccio a marcare un avversario tenendo le distanze sociali con un metro? È inammissibile. Però c'è da dire una cosa, che quando poi si leggono certe dichiarazioni come quelle del presidente Gravina, mi sorge un po' il dubbio se effettivamente il mondo del calcio sia un mondo reale, un mondo virtuale. Meno male che all'inizio della sua intervista dice: il campionato arriverà in fondo, lavoriamo sul come e non sul quando. E lo vogliono portare in fondo perché dice darei benissimo a una serie di contenziosi. Ma allora quello che ha detto Franco non sarebbe un contenzioso, per esempio, della Sampdoria, che ha avuto dei giocatori che sono stati contagiati? La stessa Juventus ce l'ha avuto, forse qualche altra squadra l'ha avuto, ma non l'ha pubblicizzato. E per cui io penso che poi alla fine il contenzioso, come te metti, ce l'avreste ugualmente. Per cui prudenza assoluta, un po' come quello che ci diceva ieri Lamberto Boranga, virologo, che fino a che non viene fuori il vaccino, per cui dobbiamo fare il tifo perché il vaccino arrivi il più presto possibile, ma da quel momento in poi si potrà fare un discorso di ripresa della vita normale, ma proprio per una questione di buonsenso e di sicurezza di tutti. Assolutamente sì. Allora, veniamo un pochino invece all'argomento Roma, torniamo un pochino il nostro tasto. Franco, ieri abbiamo chiesto a Roberto Scarnecchia, che era in collegamento con noi, come poter migliorare questa squadra, no? Perché comunque sia c'è quella possibilità, sicuramente, come avevamo detto anche l'altra volta, di tenere i giocatori migliori. Però poi cosa deve fare secondo te la società? Cioè inserire una, due pedine di esperienza forti, complete, per effettivamente far crescere il tasso tecnico della squadra, oppure continueresti a puntare sui giovani cercando di incrementare la rosa e renderla ancora più importante? Ma se si vuole migliorare è chiaro che bisogna puntare sulla qualità, sull'alta qualità, e quindi direi che bisogna comprare 4-5 giocatori, prendere 4-5 giocatori che possano alzare il livello tecnico della squadra, il livello di esperienza, perché noi parecchi giovani li abbiamo, quelli quindi vanno mantenuti, ma devono essere messi insieme ad altri giocatori che dalla loro canto devono sicuramente dare quel qualcosa in più che naturalmente manca ai giovani, che è l'esperienza, che è l'adattabilità a determinate competizioni. E quindi io credo che la Roma non debba prendere meno di 5 giocatori per migliorare la rosa. Certo. E quando parlo di 5 giocatori non parlo 5 giocatori giovani, se sempre che la Roma voglia puntare a determinati risultati. Ma guarda, ieri sì, noi abbiamo fatto alcuni nomi, poi c'era chi come Francesco Fiorini o lo stesso Scarnecchia erano un po' contrari. Parlo per esempio di Diego Costa, no? Tanto per fare un nome che si è sparso qui nella capitale, ma contrari non per il livello di Diego Costa, che è sicuramente un grande giocatore, contrari per il ruolo, no? Perché è un doppione, tra virgolette, di Diego, quindi secondo loro servirebbe qualcuno da affiancare a Diego piuttosto che in sostituzione. Sentiamo sì, però Francesco, sì. Scusami, io credo che è vero che bisogna prendere qualcuno da affiancare a Dzeko, ma bisogna pensare anche alla sostituzione di Dzeko, perché Dzeko non è eterno, Dzeko non ha più 20 anni, e quindi bisogna preoccuparsi se si guarda al futuro. Se si guarda alla realtà oggi, e allora dico va bene, prendiamo un giocatore da affiancare a Dzeko, fin tanto che Dzeko regge la grande quantità di partite che si giocano tra campionato, tra coppe, tra competizioni internazionali, va tutto bene. Però lo abbiamo visto anche quest'anno, che nonostante tutto l'impegno che ci mette, è chiaro che non può essere brillante per tutte le partite, quindi ci andrebbero
andrebbe preso un giocatore giovane magari che possa avere le stesse sue caratteristiche, un giocatore che si adatta a giocare insieme a lui. Sentiamo che ne pensa Antonio sul discorso del migliorare questa squadra, insomma, come la miglioreresti, Antonio? Io credo intanto bisogna partire dalla premessa, capire quello che succederà, perché a maggior ragione laddove non si riprendesse il campionato, è tutto vero quello che abbiamo detto, ma nemmeno ottobre-novembre avremo la certezza di poter disputare il nuovo campionato, perché fino a che non avremo i vaccini i rischi ci saranno sempre, è evidente. Detto questo, e leggendo anche in questi giorni più giornali, la svalutazione complessiva del parco giocatori di tutto il mondo calcistico, e pensare che la Roma in una fase di attesa, perché il virus a noi ci ha massacrato quasi come gli infortuni dell'anno scorso, perché è arrivato nel momento in cui si stava chiudendo il passaggio di proprietà, quindi non si sa se ci sarà una nuova proprietà, se Pallotta manterrà, lui l'ha dichiarato e credo che sia uomo d'onore che abbia sempre rispettato gli impegni che si è assunto fino ad oggi. E comunque la squadra dell'anno scorso, perché noi ci siamo dimenticati quanti giocatori infortunati abbiamo avuto, quella squadra, e io spesso ci ripenso, è una squadra che ha già in sé grandi potenzialità, manca qualcosa, soprattutto laddove dovesse andare via Smalling, uno che lo sostituisca di pari livello, un centrocampista centrale di livello che possa affiancare Diawara, perché sempre due per ruolo ne dobbiamo prevedere. E sicuramente il problema Dzeko, ma non perché Dzeko oggi non sia più in grado di fare il titolare, perché come lui stesso ha dichiarato ha un fisico da 22enne, il problema è che sì, il gioco della Roma ha bisogno, e l'ha dichiarato ieri sul Corriere dello Sport, che ha un... Ah, ma io pure, anch'io mi sento un trentenne, pure non posso giocare a calcio. Beh, ma sai, a te 7 milioni... Ma tra sentirsi e dimostrarlo poi in campo, la cosa è molto diversa. Beh, comunque lui ha fatto un buon campionato anche quest'anno, fino a che ha giocato. Poi, altra cosa, giustamente, come dici tu, che c'è bisogno di chi lo sostituisca, ma lì devi puntare su un giovane, quindi non su un giocatore affermato. Il vero problema della Roma, secondo me, lì, in questi giorni, perlomeno sul Messaggero, si incomincia a sentir parlare di modifiche tattiche, che la Roma non può giocare con una sola punta, è indiscutibile, o tu hai delle seconde punte o degli esterni che fanno tantissimi gol, ma già come li intende utilizzare Fonseca con il rientro a centrocampo, e quindi di fatto i due esterni debbano dare una mano al centrocampo, e quindi si allontanano sempre quando non si è in possesso della palla e nei capovolgimenti, o hai la velocità, cosa che noi in un paio di giocatori abbiamo, ma è difficile che questi riescano a fare i 10-11 gol necessari a integrare quelli che fa Dzeko. Quindi è evidente che secondo me va organizzata, e si incomincia a leggere, la possibilità di giocare con due punte, come giocano Guarda, mi viene un po' da sorridere, guardavo Augusto, perché tra l'altro è l'argomento proprio che ha trattato sull'articolo che ha preparato per il prossimo numero. E parlavi proprio di questo. Il tuo giudizio su quello che ha detto Antonio e su come appunto dovrebbe migliorare questa Roma. Ma intanto la vena realizzativa di una squadra non è si determina dal numero degli attaccanti, se si gioca con un solo attaccante, con due o con tre, è il modo in cui si applicano determinati concetti che Fonseca sta dando alla squadra, perché mi sembra che comunque fino ad ora azioni importanti la Roma ne ha sempre create durante una gara, magari è mancata nella fase realizzativa, però
di gioco, di condizione, di situazioni offensive, ne ha create tantissime. Attualmente so che Fonseca sta lavorando per aumentare questa fase offensiva, portando la difesa a tre, quindi alzando uno dei centrocampisti degli esterni, e quindi ad avvicinarsi molto di più nella metà campo avversaria, quindi aumentando il numero di calciatori nella zona offensiva, con la speranza di coprire ancora di più lo spazio del campo. Però ripeto, sono dopo i concetti e soprattutto il movimento senza palla dei giocatori che Fonseca ha a disposizione, che possono determinare più o meno le situazioni da gol. Assolutamente, assolutamente sì. Che ne pensi? Posso? Dimmi, Augusto. Sì, no, dimmi. Ah, ok, vai Franco. No, avevo chiesto, sì, ma è giusto il concetto che ha espresso Augusto, però è chiaro che tu hai nella Roma giocatori con caratteristiche che non sono offensive, perché se fai il conto di tutti tra i centrocampisti e gli esterni dei gol che hanno fatto, tolto Zaniolo che ne ha fatto qualcuno più degli altri, non arrivano a 10 gol. Assolutamente. Se tu pensi che tutte le... allora sai, è per caratteristiche che questi giocatori non hanno il senso della rete, no? Perché se ti dico la Roma di Spalletti aveva un Perrotta che comunque ti garantiva quegli inserimenti, ma ti garantiva anche la concretizzazione di determinate azioni offensive. Se noi andiamo a vedere il volume espresso dalla Roma in questo campionato, il volume offensivo, ti dico, un volume altissimo. Ma se vai a vedere poi come si è concretizzato, ti dico, allora manca qualcosa, manca più di qualcosa, perché i giocatori non hanno quelle caratteristiche per poter finalizzare al meglio le azioni che costruiscono. È quello che avevo detto, la Roma ha sviluppato molte azioni offensive, e che è mancata proprio nella fase realizzativa, tranne Dzeko e qualcun altro, insomma, lo Zaniolo che si è esploso, diciamo, man mano, settimana per settimana, aumentando il suo bottino di gol, e quindi dovrà cercare eventualmente. Peccato, perché nell'ultima parte della stagione, diciamo prima della sosta, Kluivert aveva, per esempio, anche per dire un giocatore, aveva migliorato la sua vena realizzativa, no? Aveva finalmente trovato un pochino la porta con più continuità. Lo stesso Perez, appena arrivato, è uno che comunque prende e tira, no? Cioè non è uno che si fa tante remore, quindi ecco, forse qualcosa poteva essere già visibile, vista, no? da questa parte del campionato. Purtroppo poi c'è stata la sosta e siamo tutti un po' bloccati. Romeo, che ne pensi? Io quello che rimpiango è sempre di aver visto la Roma mancare nel finalizzatore. E quante volte abbiamo visto costruire il gioco e arrivare fino all'area avversaria, arrivare lì davanti, perdere la palla o addirittura farsela prendere, o addirittura ricominciare con un passaggio indietro o il passaggio al compagno che sta di lato e che rinizia un'altra volta l'azione. E per me è mancato sempre un finalizzatore. Giustamente, come dici, anche gli ultimi arrivati non hanno potuto esprimere quello che poteva essere questa potenzialità, perché sono giocatori validi, sono giocatori che sono anche abituati a entrare e tirare. A noi ci è mancato sempre, secondo me, il finalizzatore, quello che in qualche maniera concretizzava la gran mole di gioco fatta da tanti buoni giocatori. Non ci abbiamo grossi campioni, abbiamo tanti buoni giocatori e qualcuno molto valido, purtroppo l'abbiamo perso per infortunio. Quindi io spero che nella ripresa di campionato oramai i giocatori abbiano recuperato e siano disponibili e possano esprimere al meglio quelle che sono le potenzialità, ma specialmente andando a concretizzare, andando a fare quei gol che mancano alla Roma, che hanno dato a tante altre squadre dei punti che a noi mancano. E questo è quello che ritengo essenziale per la Roma in questo momento. Al di là del tipo di gioco, al di là di quelle che possono essere le formule che il nostro allenatore possa mettere in campo,
E per me, se rimane soltanto la punta che abbiamo, non riusciamo a cambiare e quindi rimaniamo ancora nell'equivoco. Bisognerà studiare un qualche cosa che consenta a più persone di inserirsi e concludere. Questo è, secondo me, essenziale. Anche perché, lo chiedo a Marco, noi parliamo molto del discorso della punta, no? Prima sentivo Antonio che parlava, giochiamo con un attaccante. In realtà Dzeko tutto fa meno che la punta. Cioè, Dzeko è uno che fa salire la squadra e quindi a quel punto lì davanti poi ci manca quello che deve finalizzare. Sì, ma fai salire chi? È un concetto questo che andrebbe bene se tu hai dei giocatori che comunque grazie ai movimenti di Dzeko si presentano loro al tiro, vanno loro al tiro, realizzano loro. Ma avere tu quanti gol ha fatto? Diawara quanti gol ha fatto? Pellegrini quanti gol ha fatto? Lo stesso Kluivert quanti gol ha fatto col movimento di Dzeko? Dzeko è stato costretto a venire fuori dall'area di rigore perché alcune partite praticamente per arrivargli un pallone giocabile era un'impresa. E quindi lui si sta adattando a questo tipo di gioco che non ne esalta le qualità di questo giocatore. Ecco perché dico, sì, può cambiare il metodo, può cambiare la tattica, può cambiare, ma se tu non hai i giocatori con queste caratteristiche è difficile poi ottenere quello che magari hai in mente Fonseca, alzare di tanto il numero di gol. Sì, sì, giusto. Marco, la tua idea a riguardo? Beh, diciamo che quello che ha detto Franco è ineccepibile e possiamo anche dire che a questa Roma mancano tantissimo giocatori come Salah ed El Shaarawy che ti garantivano un pacchetto di gol in doppia cifra e stavamo per assaporare oltre a farne fare di più perché erano anche assist men non indifferenti, Certo, e stavamo incominciando a assaporare, come dicevi te, un Kluivert che si stava incominciando a venire fuori con meno frenesia, più concreto. E purtroppo Perotti, passando anche il tempo, avendo avuto degli acciacchi, comunque si stava riprendendo. Un Under che per un periodo era completamente scomparso, per cui c'è stata tutta una serie di episodi legati ai giocatori che girano intorno a Dzeko, e quindi è successo quello che diceva Franco, che a un certo punto doveva arretrare di 10 metri, 15 metri, andarsi a prendere il pallone e cercare di essere poi lui il punto di riferimento, anche se questo, come ci siamo bonariamente appiccicati e te, ha fatto vedere altre caratteristiche di gioco di Dzeko, che comunque sono sempre di spessore e di qualità, però chiaramente uscendo fuori dall'area non avevi più il giocatore che potesse poi finalizzare. Quante volte noi abbiamo visto le azioni in cui magari venivano fatte di cross all'interno dell'area e non c'era nessuno. E quindi questo sicuramente è un handicap importante, per cui addirittura oggi, se ci fosse il mercato, se ci fosse il campionato, visto che il mercato è fermo, io sposerei più l'idea dell'altro giorno che diceva Franco di rivalutare per esempio un Kalinic che purtroppo con il Cagliari ci ha avuto due episodi negativi che gli hanno condizionato la stagione. Franco e Augusto hanno giocato, quindi sanno meglio di noi che a volte per far ruotare una stagione serve poco, no? Può bastare anche un gol, una spizza. Un episodio favorevole o meno può cambiare l'arco della stagione. Lui nella gara d'andata lui fa il gol al 90. Guarda, io vi voglio... Scusate, volevo fare... Francesco, vi voglio portare un esempio. Vai, Franco. Un esempio pratico, no? Tu sei in concorrenza... Fino a che il campionato non si bloccasse, eri in concorrenza per il quarto posto con l'Atalanta, no? Sì. Giusto?
Se tu vai a vedere il gol che ha fatto l'Atalanta e tutti i suoi giocatori e vedi quelli della Roma, dici: vabbè, ma scusate, ma di che cosa stiamo parlando? No, no, su questo non ci piove, cioè non fa una piega, hai ragione, hai completamente ragione. Hanno quantomeno quelle caratteristiche tecniche che loro la porta la vedono, c'è poco da fare. La vedono in tanti, però la vede Zapata, la vedono parecchi giocatori, è vero. Su questo, allora, questo è il problema. C'è da dire, Franco, che l'attacco dell'Atalanta è veramente stupefacente, per cui hai veramente ragione te. Francesco, se mi consenti, vorrei fare i saluti degli amici che ci stanno seguendo. Sì, anche Simone, che insomma... Sì, a Robertino Reali della redazione, poi Stefano Impedovo, il grande Adriano Vaschi, presidente del Roma Club L'Aquila, Fabrizio Di Silvestro, Natalino Tiziana Pannolfo, Domenico Dionisio, dalla Basilicata, Daniela Rami, Guglielmo Bacci, Pierluigi della Femina del Roma Club, Franco, per esempio. Certo. Pierluigi della Femmina del Roma Club vestito in giallo rosso, poi Maurizio Andreoni, Massimo De Santis, il nostro Roberto Cerrone, Simone Kocancic del Roma Club Slovenia, e adesso è entrato Dado Bronzetti del Roma Club Reggio Emilia e Romania. Volevo dire Pierluigi della Femmina del Roma Club, sì, Vesuvio, assolutamente. Salute. Volevo dire una cosa: se ci fate caso, se sotto al video di Augusto Gentilini, se ci fosse scritto Eric Cantona, sarebbe tale quale, nessuno se ne accorgerebbe. Ma che dai, pure i calci di Cantona, no? Quelli... infatti volevo chiedervi quale esempio porti, quale dobbiamo portare? Solo la somiglianza, assolutamente. Mannaggia. Nel frattempo c'era una dichiarazione di Malagò, tornando a quello che ci eravamo detti prima, dove lui dice: se qualcuno vuole riprendere con il calcio, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. No, lui porta il messaggio del CONI e ovviamente dice la sua. Se qualcuno dice il contrario, dice deve assumersene poi la propria responsabilità di quello che dice. E devo dire che effettivamente siamo in un momento dove si parla molto e le idee sono, come spesso accade, molto molto diverse, molto distinte. Però Francesco, in tutte queste dichiarazioni che leggiamo tutti i giorni sui giornali o che sentiamo per televisione, ne manca una molto importante, che è quella dei calciatori o comunque del rappresentante dei calciatori, perché poi sono loro, perché si possono fare tutti i discorsi che volete, ma in campo ci devono andare loro. Il rischio se lo devono assumere maggiormente loro. Quindi... E io credo che in questo contesto neanche possono obbligare le società ad andare in campo in un momento del genere, con il pericolo costante che c'è di beccarsi il virus. Guarda, ti leggo le ultime righe da parte di queste dichiarazioni di Malagò, poi cambiamo argomento e torniamo ovviamente sul discorso Roma, perché volevo sentire la vostra, facendo il giro sul discorso società, eventuale cessione. E lui ha detto: voi parlate della ripartenza del calcio, ma di quale calcio parlate? Non c'è solamente la Serie A. Dice: mi risulta che a breve la FIGC si riunisca per stabilire le regole di ingaggio, le norme sanitarie da rispettare. È chiaro che ciò che potranno fare le grandi società non sarà possibile per alcuni club di Serie A o di Lega Pro. Ma è altrettanto chiaro che la salute di tutti i calciatori andrà sempre messa sullo stesso piano. Questo è un tema anche dei dilettanti. Anche dei dilettanti, certo, perché poi ovviamente ci sarà chi sono la maggioranza. Sono la maggioranza, bravissimo, perché poi in Serie A sono 20 squadre, non è che se abbiamo... tu prendi, chiedi a Augusto il campionato di Serie D. Sono oltre 300 D, oltre 300 società. È solo le prime squadre, parliamo soltanto di prime squadre che fanno il campionato di Serie D, senza quindi aggiungere i settori giovanili e squadre giovanili, per cui è un mondo vastissimo. E vi posso assicurare che la Lega Pro
E i dilettanti, la sua punta e la punta dell'iceberg e la Serie D, non hanno le strutture che ha la Serie A, non hanno l'apparato medico che ha la Serie A. E quindi mi dovete spiegare come fanno a mantenere quelle attenzioni e soprattutto quelle misure di sicurezza per evitare di beccarsi il virus. Assolutamente. Saluto anche ad Adriano Vaschi del Roma Club L'Aquila, che ci sta anche lui seguendo da parecchio. Augusto, prego. Sì, no, concordo con Franco, ma ne parlavamo all'inizio trasmissione, che no, non tutte le società, ma a parte i dilettanti e la Lega Pro, ma io credo che neanche in Serie B qualche società non abbia la forza di creare uno staff sanitario per poter gestire tutta una squadra. Guarda, prima No, di no, entrare. stiamo parlando no, non di un'influenza, No, forse no. qualcuno ancora non se ne è reso conto, No, probabilmente, della gravità. ce lo auguriamo che tra un Scusa, po' possa diventare un'influenza Francesco, mondiale, ma oggi non è così. Francesco, Sì. Francesco, scusami tanto perché tra le tante cose che ho letto, se non ho letto male da qualche parte, ho capito peggio. Mi sembra di aver capito che, diciamo così, i medici e chi per loro, chi dovrebbe decidere il ripristino del campionato, il riavvio del campionato, pretendono dalle società tamponi ogni 4 giorni a tutti i giocatori. Sì, Tamponi ogni esatto. 4 giorni a tutti i giocatori. Ma scusate, ma qui ci sono 100 e passa medici che sono morti per mancanza degli strumenti giusti di difesa. E state parlando di fare 4 giorni, ogni 4 giorni tamponi ai giocatori, lasciando fuori le persone che non giocano a calcio, che però sono morte per mancanza di tamponi. E ancora oggi praticamente siamo in difficoltà nella popolazione che non si riesce a fare tamponi a tutti quanti. No, ma poi tra l'altro, nel momento in cui vuoi fare quattro, cioè scusatemi, il tampone ogni 4 giorni, automaticamente vuol dire che le cose non vanno, automaticamente c'è qualcosa che non quadra e quindi il rischio non va corso, non ci sono assolutamente dubbi a riguardo. Invece, prima di entrare in diretta, Augusto, stavamo parlando a microfoni spenti con Antonio Galizia e stavamo ricordando proprio il tuo torneo di Viareggio, vero Antonio? Quando Sì. la Roma vinse il primo trofeo di Viareggio proprio con Augusto in campo. Sì, effettivamente ne abbiamo parlato il mese scorso sul nostro articolo. E me lo ricordo indelebile, insomma, ancora oggi con molti di quei ragazzi con i quali abbiamo condiviso quell'esperienza, ci sentiamo. Purtroppo la scorsa settimana ci siamo dovuti sentire per una notizia triste perché è venuto a mancare il nostro compagno, ex compagno di squadra, Marco Cicciola. Quindi, anzi, permettimi, ne approfitto per Certo. fare le condoglianze alla famiglia. E quindi, tornando al torneo di Viareggio, fu un'esperienza straordinaria, insomma, la prima volta e addirittura abbiamo vinto. Molti di quei giocatori, tra i quali Giovannelli, Righetti, Faccini, insomma, ed altri, hanno avuto la bravura e la fortuna poi di raggiungere, insomma, campionati importanti di Serie A, di Serie B. Eh sì, Quindi eh fu sì. un ottimo trampolino di lancio, diciamo. Eh sì, L'ho Antonio, fatto prego, anch'io. prego. Grande Franco. Antonio. No, prego, Franco. Ah, No, no, ora posso. dicevo, l'ho fatto anch'io un paio di edizioni. L'ho fatto con la primavera e poi l'ho fatto anche da fuori quota, che ancora ero in età per poterlo fare, però quegli anni era durissima perché sul cammino nostro trovavamo sempre il Dugla Praga, che più delle volte poi arrivava fino in finale, era sempre una tragedia perché poi loro venivano col passaporto collettivo. Vai a Sì, capire, secondo esatto. noi erano tutti più grandi di noi perché già fisicamente li vedevi, Che che erano erano tutti più enormi. strutturati di noi. Una barba, noi eravamo sbarbatelli, questi c'era una barba che gli arrivava al ginocchio, per dire. E quindi prendevamo anche di quei schiaffoni sonori dal Duca di Praga, non indifferenti. Era un vero campionato del mondo, c'erano da tutto il mondo, Eh sì. era una cosa Sì. assurda. Lo mandava la televisione, se vi ricordate, la Rai all'epoca, no? Quindi Certo.
c'era un'attenzione per quel torneo che era fondamentale. Tanti dei grandi sono passati là in quelle generazioni. Eh sì, poi confermo. Confermo anche, poi, permettetemi di dire, anche il livello dei calciatori era, era superiore, ma non me ne voglia qualcuno. Quell'anno mi sembra, tra l'altro, abbiamo, perché siamo romanisti, vinto contro la Juventus in finale, no? Quindi, insomma, c'è stato semifinale. Noi semifinale. È vero, ai rigori. Sì, l'avevamo già battuta la prima giornata del torneo, le abbiamo ribattute poi ai rigori alla semifinale, e poi la finale, credo, se non ricordo male, di Switch Town. Sì. Un 2-0 anche lì, è stato una bella partita. Allora, no, beh, anche nella Juve c'erano signor giocatori, dai Calderisi, agli Storgato e ad altri. Gente che ha fatto sicuramente il suo in Serie A successivamente, Juve, Verona, è nominato Storgato, tanto per dirne uno. Allora, Antonio Romeo, invece, volevo sapere da voi come anche il club dell'Unione di Tifosi Romanisti si stanno muovendo in questo periodo in cui c'è questo discorso del coronavirus, perché stanno facendo parecchie iniziative e insomma, diciamo, è bello che i tifosi in prima linea, no, si mettano in prima linea per fare del bene in questo momento. Prima Antonio e poi Romeo. Ma guarda, semplicemente nel solco della tradizione dell'UTR, perché noi l'abbiamo avuto come costante dal 2000 in poi, da quando siamo nati, abbiamo sempre messo al centro dell'attività prima il tifo, ma poi la solidarietà. I nostri club sono sempre distinti per questo. E credo che magari dopo Romeo, proprio oggi ne parlavamo anche con te, con Fabrizio, la Roma, la società ci chiede di sapere le iniziative dei nostri club. In questa grossa difficoltà anche a muoversi, che è un problema serio, ma in tutta Italia i nostri club si sono contraddistinti per iniziative. Romeo le sa a memoria. Romeo e Marco anche, perché anche Marco mi sono arrivate 2000 mail, le ha raccolte tutte quante, tra l'altro. Romeo, ma veramente chi le sa tutte quante, con precisione Marco, giustamente, perché come UTR abbiamo dato come indicazione di scrivere a redazione, anzi approfittiamo ancora di questo canale per invitare tutti quanti quelli che ancora non l'hanno fatto di mandarci le segnalazioni per le iniziative intraprese, e devo dire che molte sono anche al di là della definizione simpatica, ma anche utili, perché un Roma Club che addirittura si è organizzato e ha fatto artigianalmente delle mascherine da donare a quello che è il personale medico, sanitario, gli uomini della polizia, carabinieri, eccetera, del proprio paese. E io sto parlando del Roma Club Pistoia, del presidente Rossignoli, che hanno cucito non so quante mascherine e le hanno donate proprio come segno tangibile di ringraziamento a quanti si stanno sacrificando per noi tutti, io dico, non soltanto per noi tifosi, ma per noi comunità. E così hanno fatto questa iniziativa, che è stata veramente bella. Come UTR, lo sapete tutti, stiamo cercando di fare il possibile, stiamo, meglio di me, che il vicepresidente lo sa, stiamo cercando di organizzare un qualcosa anche per fare la nostra parte, organizzando e facendo magari delle mascherine ad hoc. Avevamo anche ipotizzato di poterle fare con un loghetto per distinguerle da tutte, perché poteva essere una cosa simpatica, però l'importante è il gesto, quindi invitiamo a un gesto di solidarietà a tutti, perché deve essere sentito da tutti e fatto da tutti. Questo ci fa sentire anche più vicini. Noi siamo in collegamento con tutti quanti i club, non abbiamo assolutamente perso i contatti, anzi approfittiamo di questi momenti proprio per avere anche dei contatti più frequenti. Abbiamo anche del tempo da poter dedicare di più oltre, certo, le varie incombenze, quindi cerchiamo con questo di fare anche delle cose in più che non abbiamo fatto prima. I nostri mezzi sono i soliti: Facebook,
streaming, quello che sia, collegamenti, mail, giornali, giusto il giornale, quello che stiamo mandando a tutti quanti gli associati, è una testimonianza delle attività fatte. E giustamente, proprio come ha detto il vicepresidente Antonio, la Roma ci ha chiesto di sapere le iniziative che sono state intraprese e noi le stiamo raccogliendo tutte, perché non ne vogliamo mancare neanche una come segnalazione, e ringraziarli già fin da adesso per quello che hanno fatto e per quello che faranno ancora. Aggiornata stasera è tutto pronto, per cui già stasera e domani possiamo inviare alla società tutto l'elenco e anche la descrizione di quello che hanno fatto, qualche descrizione un po' più lunga, qualcuno un po' più corta, però è importante inquadrare il club e quello che è stato fatto. Prima, quando Romeo parlava del Roma Club Pistoia, era importante sapere che, anche se artigianalmente, si erano organizzati per poter produrre un quantitativo di circa 500 mascherine al giorno, e avevano praticamente servito tutta una serie di enti pubblici che andavano dalla stazione carabiniera, alla protezione civile, agli ospedali, addirittura li avevano spediti in Puglia e in Basilicata. Inoltre vi volevo dire che io ho tutto l'elenco dei club, se volete possiamo nominarli anche per dargli un giusto risalto alla loro iniziativa. Allora, partendo dai primissimi che ci hanno segnalato le iniziative, abbiamo il Roma Club Forlì, poi Washington, Catanzaro, Pistoia appunto, Imperia, il Roma Club Savelli, e poi abbiamo un bel gruppo che ha formato il Campania Giallorossa Unita, che si compone del Roma Club Saviano, Frattamaggiore, Romanisti Campania 656, Battipaglia, Caserta, Napoli, Urbis, Luceria, Pompei e Vesuvio Giallorosso del nostro amico Pierluigi. Poi abbiamo l'Enola, Palombara Sabina, Trentino, Quirinale, Eurtorrino, New York, Ministero della Difesa del nostro grande segretario Domenico Rossi, Tevere e Montegiove Giallorossa, che terminerà il 28 prossimo una raccolta per la protezione civile locale e ci darà poi riscontro. Spero. Ha nominato anche Catanzaro, che è franco, insomma, con quel giallo rosso l'hai detto più volte, no? Quindi sono stato quattro anni a Catanzaro, tutta la mia vita è stata in giallo rosso. Prima la Roma e poi il Catanzaro, non potevi, te parece non poco, non potevi scegliere altre squadre. Scusate, ma mi permetto, come tesoriere dell'UTR, forse Marco lo dava per assodato, ma sì. Il primo versamento fatto a Roma Cares, proprio il primo giorno, è stato fatto dall'Unione Tifosi Romanisti, una cifra non eclatante. Abbiamo potuto dare quello che abbiamo dato in una rapida riunione di esecutivo fatta così come stiamo facendo abitualmente. Ci colleghiamo i quattro dell'esecutivo e si discute come se fossimo in sede a programmare e a gestire. E il primo giorno Roma Cares ha ricevuto immediatamente una nostra donazione, 1.000 euro, quello che potevamo, era simbolico, e lo abbiamo fatto volentieri, perché, come ha detto giustamente Antonio, per noi sì, c'è il tifo prima di tutto, ma noi nasciamo come Ollus e per noi la solidarietà è importante, importantissima. Allora, rapidamente, prima di salutarvi, chiedo a chi ha giocato, poi a noi che, diciamo, la viviamo dall'esterno. Durante la partita o prima della partita, c'è la scaramanzia nelle vostre teste? Ad esempio, adesso ho sentito una dichiarazione di Perotti che dice: io prima di battere i rigori faccio sempre le stesse cose perché sono uno comunque scaramantico, e continuasse così, visto che i rigori è una delle cose che riesce sicuramente meglio. Allora, Franco, tu avevi un qualcosa di superstizioso, un qualcosa nel pre-partita che facevi? Ce n'erano tantissime di cose, sempre seduto allo stesso sedile quando si andava dall'albergo allo stadio, sempre le scarpe allacciate in una certa maniera e trovarle poi in una certa maniera,
poi mettere il calzettone messo alla certa maniera, che poi ti veniva sempre in mente la migliore partita, come l'avevi giocata, che cosa avevi, come ti eri allacciato le scarpe, che pantaloncino, dove eri seduto, che cosa avevi mangiato, e quindi tutte queste cose qui messe insieme ti portavano a ripetere quei gesti così scaramantici che magari poi non servivano a niente, però uno si affidava sempre a tutto pur di giocare bene. Sì, che poi guardate, come allenatore, uno che della scaramanzia, insomma, faceva il suo credo personale, no? Perché l'Idolm penso dopo, che... dopo ti mando quando sarà l'articolo proprio che ho in mente di fare con il Barone. Mi sa di sì. Quello, per esempio, potrebbe essere. Augusto? Sì, confermo. Credo che anche chi nega certe evidenze, insomma, tutti i calciatori hanno uno o più gesti che ripetono continuamente, a volte diventano proprio quasi automatici. Il calzettone, entrare in campo con un determinato piede, un braccialetto, una catenina, qualcosa insomma di particolare che ognuno ricorda sempre, come diceva giustamente Franco, magari in quella determinata partita andava tutto bene, si cerca di rifare le stesse identiche cose. Marco? Beh, da tifoso sì, sicuramente c'ho la mia scaramanzia. Praticamente all'inizio della stagione, quando la Roma fa le sue partite amichevoli, mi scelgo quella contro l'avversario più importante, come può essere successo nei tornei in America con Liverpool, Real Madrid, eccetera. E se vince, la mutanda che indosso è la mutanda della stagione. Ed è la disperazione di mia moglie quando la Roma ha fatto la Coppa dei Campioni, perché se giocava di domenica, corri per lavarla, e certe volte me l'ha asciugata col fono. Per cui, perché si faceva tempo. Per cui è la mutanda proprio quella dedicata. La mutanda da gioco. Da gioco. Permetti, Francesco, allora se dovesse riprendere il campionato adesso. Che è gialla davanti. E... No, non ci provo. Scusa, Franci. Vai, posso? Sì, sì. Se dovesse riprendere. Pure noi, scaramantici, più dei giocatori. Ho visto gente portare a maggio e anche i primi di giugno il maglione di lana, perché con quel maglione si era vinto. E perché la sciarpa di lana, no? 40 gradi, o la sciarpa di lana bella intorcinata al collo, 40 gradi, però bisognava tenerla. No, questo... Augusto, che stavi dicendo? No, tornando al discorso che faceva poc'anzi, dico, se dovesse riprendere il campionato... Con tutte le partite così ravvicinate, forse non farebbe in cambio il tempo neanche a lavarle. Potrebbe darsi. Pensa Augusto, che io ho un collega che è un pazzo scatenato, che non so quanto tempo è che non vede la Roma, e quando la Roma gioca, lui prende la macchina e gira intorno al raccordo anulare per sentirlo, e neanche la sente per radio, gira intorno fino a che la partita è finita. Quando è finita, che torna a casa... Allora va a vedere il risultato finale. Guarda, questo è passo scatenato. Questa è una cosa che mi ha raccontato in diretta qualche anno fa in radio Flavio Insinna, che in un derby che abbiamo vinto, il derby che abbiamo vinto 5-1 praticamente, lui era fuori per lavoro ed è tornato, stava volando per arrivare allo stadio, lui è abbonato sempre in Distinti Sud, e non ha fatto in tempo perché era ancora sul raccordo. La Roma segna praticamente il gol quasi subito e lui prosegue tutti e 90 minuti sul raccordo anulare a girare, perché ovviamente lui è non scaramantico, Flavio, di più, insomma. Quindi ha raccontato questa cosa veramente incredibile. Antonio? Ma come tutti, naturalmente, la scaramanzia, anche se andando avanti con l'età c'è una forte palpitazione che oramai domina la visione della, perlomeno questi ultimi anni, delle partite della Roma. Però va bene, così, in fin dei conti, noi di una certa età abbiamo visto tante Rome, anche le Rome in cui veramente c'era poco da essere allegri. Anzi, questi ultimi anni, tutto sommato, abbiamo giocato con i grandi, insomma, soffriamo.
È vero, è vero. Romeo, la tua l'hai detta, non so se vuoi aggiungere qualcosa comunque su questa scaramanzia. Personalmente prima della partita non riesco a mangiare, però dopo vero. Poco. Vero, questo posso fare testimonianza, perché ho portato sempre la pizza con la mortadella al presidente, la portava a Romeo, dice no, io non la mangio, allora ero costretto a mangiarmela io. Certo, è stato un problema per Romeo sto periodo che non si gioca. Romeo ha dovuto mangiare sempre. Ma sto periodo difatti si vede, penso che non uscirò più dalla porta anche se non si fa il pallone. Ma poi il problema era pure per Marco, che è stato a mangiare, no. Capito? No. Quella era una tragedia. Almeno lì una botta di dieta c'era ogni tanto. Quello sì. Va bene, ragazzi. Allora abbiamo. Volevo ricordare che ha iniziato con questo Fiorini questa sera. Chi meglio di te può salutarlo? E lo salutiamo tutti insieme questa nuova esperienza che sta partendo oggi. Sì, Francesco lo abbiamo ovviamente salutato anche ieri in diretta, e abbiamo fatto questo in bocca al lupo perché oggi parte su MSL Radio, che è 90 in FM, la trasmissione del PUF, perché lui ha deciso insieme a tutti gli artisti del locale del PUF di rimanere comunque di rimanere a contatto con la gente anche in questo periodo in cui non si può andare a teatro, e attraverso la radio, attraverso la televisione, perché poi inizierà la settimana prossima anche la televisione, ci sarà appunto questa possibilità di vivere il mondo teatrale, quindi Marco Capretti, i sequestratori, Pablo e Pedro, tanti artisti sia in radio che in televisione. È una bella avventura, devo dire, quindi gli facciamo l'in bocca al lupo, lo seguiremo ovviamente, poi vi faremo trovare i vari appuntamenti anche sul sito del Giornale di Roma, sul sito dell'UTR e tante altre realtà sicuramente a livello di social. Allora, un salutone a Franco Peccenini. Ciao ragazzi, buonasera a tutti e grazie dell'invito come al solito, grazie. Grazie a te Franco, un saluto anche a Augusto Gentilini. Ciao a tutti, un salutone e grazie ancora per l'invito. Alla prossima. Ciao Augusto, un saluto ovviamente lo diamo anche ad Antonio Galizia, che lui ha esordito oggi con noi. Oggi ho esordito, ciao a tutti e ci vediamo presto. E un saluto lo diamo anche a Romeo, che ci abbiamo messo, abbiamo faticato, ma alla fine abbiamo vinto, siamo riusciti ad effettuare il collegamento. Ero un po' preoccupato perché tra computer, telefonino e quant'altro non riuscivo, però alla fine ce l'abbiamo fatta, un pochino siamo stati in compagnia, mi ha fatto molto piacere oltretutto essere in compagnia di Franco Peccenini, per me è stato uno dei miei miti, abbiamo qualche annetto e quindi ce lo siamo goduti qualche anno fa. E un caro saluto a tutti, grazie a tutti quanti per l'opportunità. Francesco, che ci dai di poter stare un pochino assieme anche con gli altri che ci ascoltano e che partecipano senz'altro con noi. Ciao e forza Roma. Ciao Roma. Grazie, un salutone anche a te Marco, siamo arrivati ai saluti anche noi, ovviamente sì. Io ringrazio tutti quanti, se vuoi prima fare l'elenco, perché vedo che probabilmente abbiamo altri amici in linea che non abbiamo tutti salutato, ma adesso gli amici che si sono aggiunti a noi. C'è dunque Giuseppe Moscia, il club Roma Club Slovenia, Giuseppe Carone e Simona SR De Rossi. Io ovviamente sono gli ultimi che si sono aggiunti. Io ovviamente saluti i nostri che oggi non sono potuti, tra virgolette, intervenire per vari motivi, quindi Massimiliano Catini, Roberto Tedeschi, Eva Toscano, Paolo Snyder, tutti quelli che collaborano con noi, Robertino che era in linea, ci ha seguito, ma Robertino ha fatto un errore io in realtà, perché adesso ricordo che gli avevo scritto che gli avrei mandato io il link per entrare, e invece mi sono scordato di
di ricontattarlo, quindi chiedo venia in diretta al Robertino e tutti coloro ovviamente che io dicevo sempre in radio, lo ridico anche qui, tutti quelli che hanno avuto la pazienza di sopportarci anche in questa diretta giornaliera, questo sicuramente. Certo. Poi magari gli facciamo qualche sorpresa, magari, che ne so, stasera a una certa, tac, entriamo in diretta e facciamo un salutino, insomma, perché ecco, Robertino lo vorrei far salutare, Massimiliano certo. Idem, Roberto idem, quindi Eva, che dire, insomma, sicuramente anche lei, quindi magari, no, stasera qualcosa ci potremmo anche reinventare. Hai visto, certo. Mario? Hai visto, va Mario? Bene. Allora, vabbè, faccio vabbè. Saluto. Come dicono dove? Oggi dove ci allora, come dicono a Seattle. Arrivederci.